A Loreto, in provincia di Ancona, si conserva all'interno di un santuario una casetta che, secondo la tradizione, sarebbe appartenuta a Maria, la madre di Gesù, e che sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294. Una casa prelevata a Nazareth, nella regione della Galilea, in quello che oggi naturalmente è Israele, e trasportata nottetempo in volo da una squadra di angeli attraverso il Mediterraneo e deposta sulle colline anconetane. Ecco, quella che per molti è una leggenda, per alcuni sarebbe un fatto storicamente accaduto, al punto da spingere Papa Benedetto XV a nominare la Beata Vergine di Loreto patrona di tutti gli aeronautici. Ma quali sono i fatti accertati? Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie. Come potete vedere, Lucy è sempre più brava, mentre questo punto interrogativo è sempre lì e sto controllando tutto perché a volte sapete che... Ok, quindi oggi parliamo di un argomento eccezionale. Immaginate una casa che viene prelevata in un posto dagli angeli, trasportata in volo attraverso il Mar Mediterraneo e poi deposta da noi in Italia. Non si sa bene perché, ma adesso cercheremo di andare a fondo e di capire come nasce, no? quali sono così le possibili spiegazioni per questa storia indubbiamente affascinante. Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. La Terza Crociata è l'epoca voluta da Papa Gregorio VIII per riconquistare Gerusalemme. Si risolve in una disfatta. I crociati, che non riescono nemmeno a raggiungere Gerusalemme, sono costretti a ripiegare, abbandonando le reliquie, in particolare la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, costruita una prima volta dai discendenti di Maria e poi dai cristiani nell'undicesimo secolo, e che era stata rasa al suolo dai mamelucchi di Baibar, conserva ancora qualcosa di prezioso. Nella cripta sotterranea, scampata alle devastazioni, sopravvive infatti la Grotta Santa, che la tradizione identifica con la casa originale di Maria, quella dove la giovane ha ricevuto la visita dell'angelo che le ha annunciato il concepimento virginale di Gesù. Ma i mamelucchi sono a pochi giorni di cammino, è impossibile salvarla. E invece, ai primi di maggio del 1291 succede qualcosa di prodigioso. Le pareti in mattoni della casetta appoggiata alla grotta sono distaccate dal suo alloggiamento e trasportate miracolosamente in volo. Gli angeli, per impedirne la distruzione, discendono dal cielo, la prelevano e la depositano a Tersatto, vicino a Fiume, in Croazia. Ma qui è spesso preda di malfattori e malviventi. Allora gli angeli tornano, la sollevano di nuovo, attraversano questa volta l'Adriatico e la lasciano vicino a Porto Recanati. Lì però, vicino al mare, risulta esposta alle incursioni turche e così nuovamente gli angeli ridiscendono sulla terra e la spostano più all'interno, su un terreno di due fratelli. I due però vogliono trarre un profitto dalle visite di tutti questi pellegrini che arrivano e si mettono a litigare su chi debba incassare le donazioni. Pieni di buona volontà, ma evidentemente pessimi location manager, il 10 dicembre 1294 gli angeli tornano nuovamente sulla terra, si ricaricano un'altra volta la casetta sulle spalle e questa volta la lasciano su una collina presso Recanati, coperta di lauri, un laureto, da cui il nome Loreto, dove ancora oggi si trova. Ecco, questa storia così dettagliata, date comprese, è il frutto di un racconto del 1464 del preposto di Teramo Pier Giorgio Tolomei, detto il Teramano. Le sue fonti? Una tavoletta consunta e tarlata, così la chiama lui, del 300, dove si raccontava la visione di un eremita vissuto un secolo prima.
I fatti sono che oggi a Loreto, all'interno della Basilica della Santa Casa, è conservato uno straordinario tempietto marmoreo disegnato da Donato Bramante nel 1509. Si tratta del rivestimento voluto da Papa Giulio II per proteggere tre muri di mattoni, che secondo la tradizione sarebbero quelli prelevati dagli angeli a Nazareth. La quarta parete manca perché la convinzione è che la casa fosse costruita addosso alla Grotta Santa. Se la credenza del trasloco angelico è ritenuta valida dai fedeli, almeno fino agli inizi del XX secolo, tant'è vero che, come dicevamo, Papa Benedetto XV nel 1920 proclama la Madonna di Loreto patrona degli aviatori, di recente si è reso necessario un aggiornamento del racconto. Ecco allora la scoperta nel 1983 di un provvidenziale codice culisanense, indicato come un codice diplomatico dell'ordine costantiniano angelico, risalente al XIII secolo e istituito dal despota dell'Epiro Niceforo I Angelo Comneno. Che cosa significa? Significa che gli angeli svolazzanti in realtà non erano angioletti, erano angeli con la A maiuscola, una famiglia chiamata Angeli, la famiglia Angeli, che detenne la corona dell'impero bizantino dal 1185 al 1204. Un errore di interpretazione dei cronisti, insomma. Sarebbero stati questi angeli, molto terreni, a spedire via nave verso l'Italia i mattoni della casetta di Maria, quale parte della dote della figlia di Niceforo, con il figlio di Carlo d'Angiò, il re di Napoli. Tutto sembra tornare, se non fosse che il documento, a un'attenta analisi degli storici, si è dimostrato un falso di fine Ottocento e l'ordine costantiniano angelico un'invenzione moderna. Quanto alla casetta, si rilevano somiglianze con le tecniche costruttive dell'antica Palestina e graffiti sui mattoni che ricorderebbero quelli giudeo-cristiani ritrovati in Terra Santa. Non bastano però a smontare alcuni dati di fatto storici, come quello secondo cui gli itinerari dei pellegrini che visitano Nazareth prima del 1291 non citano mai nessuna casetta addossata alla grotta dell'Annunciazione. Inoltre, se anche questa casa ci fosse stata dopo il 1291 e per molti secoli, nessuno scrive una riga circa la sua improvvisa e misteriosa scomparsa. Di questa casa, insomma, si inizia a parlare solo dopo lo scritto del 1464 del Teramano, che identifica una piccola costruzione sulla collina di Loreto, quale dimora originale di Maria, basandosi sulle visioni di un eremita vissuto due secoli prima e trascritte su una tabella di legno sbiadita. Ecco, non stupisce che lo scrittore Pietro Giordani, amico di Giacomo Leopardi, il cui padre Monaldo, tra l'altro, scrisse anche un libro sulla Santa Casa, definisse Loreto quel gran mercato di ignobili superstizioni. Che cosa poteva essere allora in origine quell'edificio poi trasformato in luogo di culto? Forse la risposta va ricercata nel fatto che dove oggi sorge la Santa Casa, già prima del 1291 si trovava una chiesetta donata ai monaci di Fonte Avellana nel 1194. Col tempo la chiesetta divenne nel racconto popolare la casa di Maria, finché, perduta la possibilità di garantire pellegrinaggi in Terra Santa e necessitando di luoghi più sicuri dove dirigere i fedeli, Leone X decise nel 1520 di equiparare il valore del pellegrinaggio alla casetta di Loreto a quello fatto a Gerusalemme, risolvendo così la questione. E dunque chi doveva percorrere una strada infinita per arrivare a Gerusalemme e poi tornare in qualche modo benedetto, ora può più facilmente raggiungere le colline vicino a Recanati e portare il proprio obolo alla Santa Casa, pensando quindi di aver fatto ugualmente un percorso di devozione importante.
Sono storie davvero sempre molto avvincenti, al di là del racconto così favolesco, no? Leggendario della casa che vola e poi dei tentativi moderni di cercare di trovarle una spiegazione pur di confermare che quella è una reliquia autentica, è proprio la storia di come nascono queste leggende, queste credenze, la cosa che trovo più affascinante, che cerco di approfondire con il mio lavoro, non certo per deridere o per prendermi gioco di quelle che sono le credenze delle persone, ma per capire davvero quali sono i bisogni, no? Quali sono le necessità che le persone hanno trovato nel corso del tempo e come sono riusciti a risolverle e a trovare delle risposte per quelle che erano evidentemente esigenze e bisogni molto molto importanti. Anche per oggi però ci fermiamo qui, io vi ringrazio per essere stati con me nella mia stanza delle meraviglie, questa qui non l'ha sportata nessun angioletto e nessun diavoletto, vi assicuro, sempre stata qui, e noi ci rivediamo naturalmente domani per un nuovo appuntamento, vediamo un po' misterioso, diciamo solo questo. A presto!